sopra il lago di Paternò. Come potete vedere, ci sono delle importanti vestigia che sicuramente sono state adibite e attribuite come villa di Tito. Quindi c'è certezza storica che la famiglia dei Flavi aveva scelto come residenza estiva e termale l'area delle terme dell'antica Cutilie, che sicuramente era presente qui già in tutte le sue diversità di acque. Voglio ricordare che nella piana di San Vittorino sono state censite 12 qualità di acque tipicamente nostre, tra cui l'acqua del Peschiera, che disseta l'80% dei cittadini romani, di cui noi rivendichiamo qualche cosa, ma che ostinatamente tutte le amministrazioni di Roma, dell'Acea, con molta virulenza si rifiutano di riconoscere come diritti rivieraschi della nostra gente. Nelle vestigia della villa di Tito stiamo intraprendendo un percorso molto importante che andrà al recupero appunto del recupero archeologico. Stiamo facendo un protocollo con l'Università di Montreal in Canada insieme alla Sapienza, e l'anno 21, con ogni probabilità, grazie a un finanziamento europeo, dovremmo rimettere in moto la macchina degli scavi per consentirci finalmente di valorizzare l'area archeologica, che sicuramente merita. Voglio ricordare, per chi non lo sa, che a Roma la gente Flavia è quella che ha lasciato come ricordo il monumento più frequentato al mondo, che è il Colosseo. E dalla gente che qui è morta e è nata a Città Reale, quindi nella nostra Valle del Velino, forse si deve qualche cosa di importanza veramente straordinaria. La precedente amministrazione ha curato il recupero di un casale che è stato adibito appunto sia a centro museale dello studio delle acque, e la parte soprastante come con due stanze appunto per ospitare i ragazzi che dovrebbero poi compiere questi scavi. E prima Giuliana diceva di queste piante ripiantate, questa cosa non è stata fatta solamente perché dovuta. Il 5 settembre c'è la commemorazione dell'uccisione di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, che è stato ucciso dalla Camorra, barbaramente ucciso dalla Camorra, il 5 settembre del 2010, e simbolicamente noi quel giorno abbiamo deciso in tutta Italia, i comuni che hanno legami con Libera, l'associazione di Don Luigi Ciotti che compie azioni molto importanti e significative contro tutte le mafie, di piantumare un albero in omaggio ad Angelo Vassallo, al sindaco pescatore.